Ciao a tutti ragazzi, è da tantissimo che non pubblico un video, finalmente diciamo, ho qualcosa di nuovo da dirvi, no? E scherzo, sono stato molto impegnato in quest'ultimo periodo, ma adesso finalmente ho ritrovato il tempo, diciamo, e anche la voglia di raccontarvi qualcosa di nuovo. Ecco, in questo video vi voglio parlare di un tema per il quale mi avete scritto o comunque ricevuto diversi messaggi negli ultimi periodi, quindi ho pensato di creare un video che potesse spiegare diciamo, in sintesi velocemente diciamo, questo tema. Qual è il tema? È quello delle contaminazioni, soprattutto di muffe, ma non solo, dei nostri vasetti. Io sono Marco Fortunato, sono il creatore del progetto I'm in Fermentation e mi occupo di cibi fermentati, in particolare di koji, di miso e di tutto ciò in realtà che riguarda il mondo della fermentazione. Benissimo, in questo video quindi vi parlo delle muffe, vi parlo diciamo delle contaminazioni che possono interessare i nostri vasetti. Allora, andiamo per ordine. La prima cosa che spesso mi viene posta sia nel mio gruppo Telegram che in generale mi viene scritta da molti di voi è come comportarsi quando nei vasetti che facciamo compare della muffa. Allora, la risposta a questa domanda non è univoca perché dipende sempre da cosa stiamo fermentando. Separiamo un po' il campo in due grandi ambiti. Allora, il primo ambito sono tutte le fermentazioni dove ci sono delle salamoie, quindi delle parti liquide. E poi c'è un altro grande ambito di fermentazione invece di paste solide, il miso ad esempio. Partiamo dalle parti liquide, quindi il classico vasetto di verdure fermentate, no? Spesso, cioè spesso, per fortuna non tanto spesso, ma ogni tanto capita che sulla superficie all'interno del vaso si formi della muffa. Cosa significa questa cosa qui? Allora, intanto significa che il nostro vasetto non è conservato per bene. E cosa significa che non è conservato per bene? Significa che sta prendendo dell'aria. Generalmente la muffa si forma essendo un fungo, essendo composta da funghi, da micelio, la muffa si forma in presenza di ossigeno, come tutti i funghi, tutti appartenenti a questo genere di microrganismi. Quindi, quando c'è della muffa all'interno di un vaso, significa che non si è creato un ambiente anaerobico, cioè un ambiente privo di ossigeno. E questo, diciamo, è il primo grande motivo per cui all'interno di un vasetto, soprattutto di un vasetto di verdure fermentate, si può creare una muffa. Come mai si forma una muffa all'interno di un vasetto di verdure fermentate? Beh, il motivo è molto semplice, probabilmente i tappi non tengono bene, non chiudono bene e quindi fanno entrare, anche se in piccolissime porzioni, appunto percentuali di ossigeno che vanno a nutrire muffe particolari. Ci sono muffe molto resistenti, poco esigenti in termini, diciamo, di adattamento all'ambiente e riescono a sopravvivere anche con piccolissime quantitativi di ossigeno. Quindi quando i nostri coperchi non sono più nuovi o non sono più adatti a conservare le verdure, purtroppo fanno entrare ossigeno e questo porta la muffa nei nostri vasetti, cioè porta le spore a riprodursi e a creare la muffa. Consiglio quindi, per quanto riguarda i tappi, è di sostituire spesso i tappi dei vasetti, diciamo dopo qualche ciclo di utilizzo, uno, due, tre cicli di utilizzo, appena compare la ruggine intorno, diciamo, al bordo del coperchio, il coperchio va sostituito con uno nuovo, ok? Quindi tenete sempre una scorta di coperchi in casa. Cosa facciamo quando troviamo una muffa all'interno del vasetto? Allora,
Presto detto, se la muffa la troviamo su una salamoia, su una superficie liquida in generale, quindi su un kefir, su una kombucha, il mio consiglio in questo caso è di buttare tutto perché le spore presenti diciamo, sulla superficie della bevanda sicuramente si saranno diffuse, distribuite all'interno della bevanda stessa. E quindi questo, secondo me, non rende consigliabile il consumo di questi alimenti, non tanto perché le spore possono essere pericolose, perché di muffe che proliferano sui cibi, diciamo, certo ce ne possono essere tante, ma generalmente non sono pericolose di per sé stesse. Sono invece pericolose le spore che producono, possono essere pericolose le spore che producono queste muffe o comunque le tossine che vengono prodotte da queste muffe. C'è un altro video che parla in particolare di diciamo, tutto ciò che non fa bene nei cibi fermentati. Andatelo a vedere anche quello sul canale perché allargo il tema anche ad altre tematiche. Ma quindi rimanendo in questo campo, in questo caso nel campo dei nostri vasetti e delle fermentazioni, quindi il consiglio è di buttare via tutto quando la fermentazione, quando la muffa compare su un liquido, quindi su una superficie liquida, perché il motivo ve l'ho già detto. Diverso invece il caso di una pasta, di un miso, come in questo caso, dove è probabile ed è, diciamo, abbastanza facile, diciamo, comunque non capita sempre e non è consigliabile che capiti, ma può capitare facilmente che sulla superficie del miso si formi della muffa, soprattutto quando magari noi conserviamo il miso non completamente sigillato, perché anche lì stesso discorso, è l'ossigeno che crea la muffa. Nel caso del miso, però, noi cosa facciamo? Non buttiamo via tutto il contenuto, ma invece asportiamo la muffa superficiale in uno strato, diciamo, gentile, abbondante, dalla superficie e tolto questo strato di muffa, possiamo consumare la parte sotto. Questo vale anche per esempio per i crauti, no? I nostri vasetti di crauti ben pressati, se sulla superficie dovesse proliferare della muffa, possiamo asportare la parte sopra. Generalmente, quando si forma della muffa sulla superficie dei crauti, vediamo il colore proprio stratificato dei crauti che va cambiando. Ecco, fin dove il colore diventa quello bello della verdura fermentata, cioè colore vivo, verde, acceso, comunque diciamo non spento, non smorto, ecco, da quel punto in poi noi possiamo consumare. Dove invece i crauti o comunque le verdure sono spappolate, sono di colore, diciamo, alterato rispetto alla parte sotto, quelli vanno asportati e vanno buttati via perché purtroppo in quel caso gli enzimi sono andati, dei funghi o gli enzimi dei microrganismi sono andati ad intaccare la struttura stessa delle verdure. Ovviamente questi sono consigli che valgono, diciamo, solo da un punto di vista casalingo. Se fate, diciamo, questi prodotti in maniera, diciamo, un po' più professionale, in una cucina, eccetera, ecco, in questo caso dovrete controllare molto molto meglio questi passaggi ed evitare proprio che questo accada, perché anche in caso di controllo questo vi potrebbe provocare qualche problema. Ok, quindi questi sono consigli che valgono in casa. Altro problema che si verifica nei nostri vasetti sono la comparsa di lieviti superficiali. Allora, generalmente questi lieviti vengono chiamati lievito CAM, no? In realtà questo lievito CAM non si sa bene esattamente cosa sia, non c'è una letteratura specifica di ricerca, come dire, scientifica su questo lievito CAM. La cosa mi ha fatto pensare che questo termine lievito CAM, questo termine lievito CAM sia un termine inventato da qualcuno, non so esattamente da chi. A prescindere da questo, quello che vi posso dire è che generalmente sulla superficie delle verdure fermentate, sempre per la presenza dell'ossigeno, si possono creare
non muffe, ma degli strati, delle pellicole di lieviti. Anche in questo caso, quando si formano, significa che all'interno del nostro vasetto sta entrando dell'ossigeno e quindi bisogna intervenire in qualche modo, ok? Generalmente questi lieviti non sono dannosi, non sono pericolosi per la nostra salute. Diciamo che in linea generale, quando compaiono, soprattutto in maniera abbastanza abbondante nei nostri vasetti, possono andare ad alterare il sapore dei fermentati stessi e a volte anche la consistenza, cioè li rammolliscono, diventano spappoli, no? Si spappolano le verdure, perdono consistenza. In questo caso, diciamo, queste verdure vanno eliminate perché diciamo, non sono neanche tanto gradevoli da mangiare. E anche qua diciamo, applichiamo la regola: fin dove vediamo diciamo, lo strato di verdure, lo strato di lieviti, asportiamo e consumiamo il resto. Nel caso di salamoie o di liquidi, il lievito diciamo, non è certamente problematico come le muffe, però è difficile togliere un lievito, diciamo, dalla superficie di un liquido, di una kombucha, eccetera. Purtroppo in questo caso, quando capita che su un vaso di kombucha o in un vaso di verdure fermentate, soprattutto se sono fatte in salamoia, in questo caso, diciamo, più che asportare non possiamo fare molto, ma avremo il problema che queste muffe si ricreeranno, ok? Per evitare questo possiamo mettere le nostre verdure al fresco, in frigo, soprattutto ad una temperatura al di sotto dei 10 gradi, comunque dei 12-10 gradi, quindi temperatura da frigo. Questo dovrebbe fermare la proliferazione. Ovviamente poi il prodotto va consumato, filtrato, consumato, e se si tratta di kombucha, nel caso della kombucha va diciamo, necessariamente buttata via perché sulla kombucha non si devono creare lieviti superficiali, si deve creare solo ed esclusivamente la madre. Bene, allora spero che questo video breve, diciamo, vi sia servito, vi sia stato utile. Ovviamente nei commenti sotto potete scrivere, potete scrivermi, potete chiedermi tutto quello che volete. Potete in alternativa iscrivermi al mio canale Telegram, metterò sotto il video il link per entrare nel canale, oppure seguitemi sui miei canali social, Instagram o Facebook, sempre come I'm in Fermentation. Grazie di tutto, aspetto le vostre domande. Ciao!